Dunque, Gildi con Sampdoriano, ragazzi, ben ritrovati. Allora, finisce Cremonese-Sampdoria 1-1, bella partita. Oddio, no, bel secondo tempo, il primo l'avrei scartato molto volentieri. Partita molto interessante che ci ha mostrato tante tante cose. Allora, prima su tutte, la difesa non va. Non va assolutamente. Oggi, super Stankovic, senza di lui, con un portiere normale, tipo Ravaglia, un portiere normale da Serie B, almeno 3 gol li prendevamo, ma almeno, grande partita, grandissima partita, buona partita anche di Sar, quindi entrambi i portieri hanno fatto delle ottime parate, degli ottimi interventi, ma Stankovic oggi si è fatto super perdonare dalle prime due precedenti prestazioni inadeguate, ecco, per usare un eufemismo. Quindi bravo Filip, continua come oggi, bravo, difesa non va bene. Troppo con la Brodo, si sono concesse troppe occasioni, troppe opportunità. Benissimo però Ferrari, perché nonostante qualche leggerezza, qualche dubbio, comunque il suo bel salvataggio sulla linea l'ha fatto. Al 90esimo si è andato a prendere quel fischio, quel giallo, che era quasi d'obbligo perché l'attaccante era lanciatissimo a rete. Io ho provato a minchia da Silder Rosso, adesso giochi ben 10, ma no, non ho mai ragazziato. Va bene, va bene, va bene. Per il resto c'è qualcosa che non va a centrocampo, perché troppi palloni dati alla rinfusa, troppe idee confuse. Primo su tutti Berre, perché fa delle cose bellissime e poi fa delle cazzate incredibili, quindi molto altalenante, troppo, lo è sempre stato, ma adesso in Serie B lui dovrebbe essere il perno del centrocampo, ma invece ogni tanto si perde completamente, quindi si fa fatica a pendere dai piedi di questo ragazzo, che fa una cosa bene, una cosa male, due cose bene, tre cose male, quattro cose bene, una cosa male, due cose bene, una cosa male. Cioè preferisco che faccia una partita pessima, ma poi la partita dopo bella, piuttosto che confusione, perché poi anche gli altri hanno evidenti problemi nel capire come vanno adesso le cose, come, che palla mi dà, bella o pessima? Boh, vabbè. E poi, anche l'attacco, una doppia faccia, perché abbiamo un Borini così così, molto creativo, molto propositivo, ma poco concludente, quindi c'è questa fase di 50-50, poi c'è quello 0% rappresentato dalla Gumina, che ogni cosa che tocca, cioè avete presente Remida? Ecco, Pedrola in questo momento è il Remida dell'attacco, ogni cosa che tocca si trasforma in oro, per dire, non è che è un fenomeno sceso in terra, però un ottimo giocatore. E anche oggi ha fatto gol, si fa trovare pronto quando c'è bisogno, è molto propositivo, è veloce, tenta il dribbling, è intelligente, perché anche quando un difensore del Cremonese, che era un nome improponibile, non mi ricordo, di Fuzzanzi, Santo Clips, una roba del genere, non mi ricordo, ammonito, lui lo sfidava l'uno contro uno, ha detto, se mi fa fallo di nuovo, che è giallo, boh, lo butta fuori, quindi è intelligenza questa, è un ragazzo molto intelligente, mi piace la cosa, mi piace. Perché oltre ai piedi fa andare anche la testa. Bravo, bravo Pedro. Grande Pedro, grandissimo Pedro. Pedro Pedrola. Appunto, come Remida, tutto quello che tocca lo trasforma in oro, la Gumina tutto quello che tocca lo trasforma in merda. Ma veramente niente. Ok, nell'occasione del gol c'è anche lo suo zampino che ha dato la palla, mi sembra Borini, che poi di tacco l'ha dato Pedrola, che era buttata bene. Però, cioè per il resto zero. La Gumina veramente una cosa imbarazzante, cioè più opportunità gli si danno, peggio le sfrutta. E il fatto che all'ultimo giorno di calciomercato ci fosse quell'accordo con Cosenza, anche con la società, e lui fosse rimasto perché vuole dimostrare quello che vale, non ce ne frega un cazzo. Cioè la Gumina dovrebbe capire che se tutta la tifoseria blu cerchiata ce l'ha con lui, c'è un motivo, perché di possibilità gliene abbiamo date, sia lui che il suo amico Torre Grossa, due bidonate fallimentari incredibili, colossali, gigantesche, ciclopiche, mastodontiche, ok? La differenza è che Torre Grossa ha detto, mi dispiace, è stato bello, ci ho provato, amici come prima, e via. Ok, non gli puoi dire niente, ci ho provato, boh, la Gumina, basta, smettila, fai schifo, boh, finiscila. Basta, non ti vogliamo più vedere. Ha fatto molto di più Esposito in 6 minuti di gara. Forse la cosa non gli è ben chiara, questo dovrebbe far capire il livello. Ad ogni modo, la Samp comunque che esce
forse un po' rinvigorita, perché hai il problema è quello psicologico, perché dopo due partite in cui hai fatto bene e poi te lo sei preso uno stoppino, stavolta stavi facendo male e poi dopo hai reagito. È stato un secondo tempo completamente diverso dal primo. Nel primo hai praticamente subito, fatto qualcosina lì davanti, ma poca roba. Secondo invece è stata una reazione d'orgoglio. Quindi bene così. Benissimo Yepes, anche se quelle simulazioni mi stanno parecchio sulle balle, ma veramente parecchio. E sinceramente, per quanto possa sembrare strano da dire, mi dispiace che l'arbitro non abbia potuto ammonirlo per simulazione, perché è andato a vederlo dal VAR. Mi dispiace perché gli sarebbe stato bene, ma non lo dico per cattiveria, perché comunque un'ammonizione del genere deve farti capire, non si fa, cazzo, non si fa, non si fa. Se lo facessero tutti, ci lamenteremmo tutti. Allora, come ce lamentiamo quando ce lo fanno contro, non dobbiamo farlo neanche noi. Però, vabbè, dai, con i secchi in mano si va da nessuna parte. Poi magari abbiamo pure sbagliato quel calcio di rigore, quindi non lo so. Vabbè, via. L'importante perlomeno è aver evitato la terza sconfitta consecutiva, che sarebbe stata veramente pesante. Un punto non è granché, però piuttosto che niente, meglio piuttosto, dai. Vabbè, così. Iscrivetevi al canale YouTube e come sempre, forza Samp! Ciao popolo blu cerchiato!